Lei ha appena compiuto il percorso Alma Orientati. Che animaletto è? È il delfino mediterraneo. Si riconosce nel profilo che è uscito dal percorso? Sì, certo che mi riconosco in quel profilo, perché le caratteristiche d'altra parte le ho date io stessa, quindi ritengo che sia pienamente adeguato a me. Che cosa pensa di questo percorso di orientamento? Lo ritengo utile innanzitutto perché, vabbè, per il ragazzo è necessario che sia anche divertente, però lo ritengo molto utile perché quantomeno induce il ragazzo a riflettere, cioè non deve far decidere altri e non deve neanche farsi portare avanti dagli eventi, ma deve essere lui a gestire la sua vita. E quindi questo è un forte richiamo a questo senso di responsabilità, a parte che gli dà qualche input, anche divertente, per conoscersi meglio, per poter approfondire quelle che sono le sue potenzialità, le sue aspettative, le sue speranze. Dobbiamo fare in modo che i ragazzi possano incentivare i propri sogni e quindi questo percorso mi sembra che sia proprio giusto per questo obiettivo. E che cosa può fare il mondo della scuola per l'orientamento dei giovani? La scuola può fare tantissimo perché lo studio già in sé per sé dovrebbe essere orientativo, la formazione dovrebbe essere orientativa, in quanto il ragazzo non deve studiare cose fredde, distanti dalla sua vita, ma deve essere messo in condizione di capire che quello che studia e che impara gli serve per vivere. E man mano che conosce meglio le cose che lo circondano, conosce meglio se stesso. Quindi la scuola, nella sua azione istruttiva ed educativa, può fare tantissimo per rendere il ragazzo consapevole. Poi ci sono tanti altri input che, come questo percorso, come le visite guidate nelle aziende, nelle università, per fargli conoscere un mondo a cui deve accedere e lo deve fare con grande senso di responsabilità. Oggi abbiamo chiesto a molti ragazzi com'è il mondo che loro sognano per il futuro. Vorrei rivolgere questa domanda anche a lei. Io penso che il mondo che loro sognano sia un mondo che metta l'uomo più al centro di qualsiasi comunità, e non la finanza. Noi purtroppo, stiamo vivendo un periodo in cui, un po' pressati dalla crisi, un po' perché ci siamo molto abituati al consumismo, mettiamo l'economia, il mercato, lo spread e non pensiamo mai a come possa tutto questo possa sacrificare la qualità della vita dell'uomo.